Salve, prego, si accomodi. Dunque, lei è qui per sostenere l'esame di filosofia antica. Secondo modulo, giusto? Ok. Quanti crediti? 6 CFU, perfetto. D'accordo. Guardi, prima di iniziare le chiedo solo una cortesia, se non le dispiace. Dovremmo cercare di parlare piuttosto a bassa voce. Perché, come ho visto, ci sono i ragazzi del terzo anno che stanno sostenendo in quest'aula l'esame di logica. Lo so, purtroppo ci hanno dato solo quest'aula a disposizione, quindi dovremmo accontentarci. Ma sì, alla fine ci rilassiamo un po' chiacchierando di filosofia. È anche meglio. Ok, allora, lei quindi che cosa ha portato come programma? Ho capito. Ok, quindi gli ultimi tre libri della Repubblica di Platone, il Simposio e poi il manuale. Ok, ha studiato sul Rossiviano? Bene. Allora, per cominciare mi dia il libretto. Grazie mille. Lei aveva sostenuto con me già l'esame di istituzioni di filosofia antica, corretto? Allora, inizio un attimo a scrivere i suoi dati. Filosofia antica 6 CFU. Perfetto. Ah, vedo che ha dato anche l'esame di filosofia politica. È andato piuttosto bene. Che programma avevate? Ah, ok, quindi diciamo la tradizione contrattualista. Hobbes, Rousseau. Ah, anche il giusnaturalismo. Bene. Beh, allora, visto che a quanto ho capito le interessa la filosofia politica, direi di iniziare per il nostro esame con il mito della caverna. Me ne parli? Ok, innanzitutto cominciamo col dire in quale libro della Repubblica è contenuto questo mito. Il settimo, esatto. Bene. Ok, diciamolo più precisamente. Si ipotizza una situazione nella quale degli uomini siano tenuti prigionieri sin dall'infanzia all'interno di una caverna. Ok. Questi uomini sono incatenati. Esatto, non hanno possibilità di muoversi. Quindi questo grande fuoco alle loro spalle fa sì che dall'esterno vengano proiettate sul muro che hanno di fronte le ombre degli oggetti. Corretto. Ok, quindi questi uomini pensano che le ombre che hanno visto sin dalla nascita siano gli oggetti reali. Giusto. Ok.
Ma mi dica, cosa accade quando uno dei prigionieri viene liberato ed esposto alla luce del sole? Sì? Quindi rimane accecato, corretto. Ovviamente anche disorientato, certo. Esatto, e solo quando capisce che la realtà che ha conosciuto sino ad allora non era reale e si rende conto che la verità è all'esterno, il suo desiderio qual è? Esatto, esattamente, proprio quello di ritornare per liberare i compagni. Ora, qual è la reazione che Platone ipotizza che i suoi ex compagni abbiano? Ok, diciamo una non accettazione. Sì, ma questo anche perché il prigioniero che è stato liberato e che è tornato all'interno della caverna inizialmente è di nuovo disorientato, proprio perché i suoi occhi ormai si sono abituati alla luce del sole. E certo, all'interno della caverna invece è molto buio, quindi questo ex prigioniero ha anche una difficoltà nel comunicare ai suoi ex compagni. Esattamente. E mi dica, il sole, che cosa rappresenta? Sì, certo. L'idea di bene, esatto. L'idea di bene che, secondo l'ideale greco, è anche l'idea di vero. La verità coincide con il bene. Perfetto. Guardi, c'è da capire che per Platone, come per gran parte del pensiero greco, la politica non si disgiunge dalla morale. Esatto, c'è proprio un'interdipendenza tra questi due fattori. Esatto, sì, e soprattutto c'è un'interdipendenza tra la vita dei singoli e la vita comunitaria. Non può esistere una vita felice a livello comunitario, se non c'è prima una vita felice per i singoli individui. Ed è vero anche il contrario. Esatto. Senta, che cosa rappresenta questo ritorno dell'ex prigioniero all'interno della caverna? Bene. Ok, quindi la figura del saggio, possiamo dire, non è quella dell'uomo che si estranea dalla vita politica. Certo, è colui che mette in discussione se stesso per poi, una volta trovata la verità, tornare e insegnarla ai propri simili. Giusto? Dunque, secondo lei, che cosa determina il passaggio dal naturale al razionale? L'educazione, corretto. Questo passaggio dal naturale al razionale rappresenta anche la massima espressione della vita politica. Esatto, il mettere sotto il controllo della ragione i propri impulsi irrazionali. Certamente. E i filosofi infatti sono a capo dello Stato proprio per questo. Lo Stato giusto per Platone. Sì, ma anche ok.
soprattutto uno stato in cui ognuno svolge il compito per il quale sente di avere un'attitudine maggiore e delle competenze migliori, ovviamente. Esattamente. Questo argomento quindi l'ha studiato molto bene. Ah, le è piaciuto? Bene. Senta, invece, riallacciandoci un po' al concetto della calocagatia, vorrei parlare dell'idea del bene e del bello in Platone nel Simposio. Ok, mi faccio intanto un quadro generale, sì. Il discorso di... Sì. Guardi, all'interno di questo bellissimo libro, è contenuto il famoso mito dell'androgeno. Ok, si ricorda chi è che lo pronuncia? Aristofane, corretto. Vogliamo leggerlo insieme e commentarlo? Innanzitutto, i generi degli uomini erano tre, e non due come ora, ossia maschio e femmina. Ma c'era anche un terzo che accomunava i due precedenti, di cui ora è rimasto il nome, mentre esso è scomparso. L'androgeno era allora una unità per figura e per nome, costituito dalla natura maschile e da quella femminile, accomunate insieme. E nella forma e nel nome, mentre ora non ne resta che il nome, usato in senso spregiativo. Inoltre, la figura di ciascun uomo era tutta intera rotonda, con il dorso e i fianchi a forma di cerchio. Aveva quattro mani e tante gambe quante mani, e due volti su un collo arrotondato del tutto uguali. E aveva un'unica testa per ambedue i visi rivolti in senso opposto, e quattro orecchi e due organi genitali. E tutte le altre parti, ciascuno se le può immaginare da queste cose che ho detto. Camminava anche diritto, come ora, in quella direzione che volesse. E quando si metteva a correre velocemente, come i saltimbanchi che volteggiano in cerchio a gambe levate, appoggiandosi sulle membra, che allora erano otto, si spostava rapidamente, ruotando in cerchio. Perciò i generi erano tre, e di queste nature, in quanto il maschio aveva tratto la sua origine dal sole, la femmina dalla terra, e il terzo sesso, che partecipa della natura maschile e di quella femminile, dalla luna, la quale partecipa della natura del sole e della terra. E le loro figure erano rotonde, e così il loro modo di procedere, perché assomigliavano ai loro genitori. Erano terribili per forza e per vigore, e avevano grande superbia, tanto che cercarono di attaccare gli dèi. E quello che Omero narra di Efialte e di Oto si dice anche di loro, ossia che tentarono di scalare il cielo per assalire gli dèi. Zeus e gli altri dèi allora tennero consiglio per decidere sul da fare e rimasero nel dubbio. Infatti non potevano ucciderli,
e fulminandoli, come fecero con i giganti, annientarne la razza, perché sarebbero scomparsi anche gli onori e i sacrifici che provenivano loro dagli uomini. E d'altra parte, non potevano permettere quelle insolenze. Dopo aver a lungo meditato, Zeus disse: «Mi pare di avere a disposizione un mezzo che permetterebbe che gli uomini possano continuare ad esistere e, divenuti più deboli, cessino di essere così sfrenati. Infatti ora, continuò, io li taglierò ciascuno in due, cosicché, da un canto, essi saranno più deboli e d'altro canto saranno più utili a noi, perché diventeranno maggiori di numero e cammineranno diritti su due gambe. Ma se riterranno ancora di comportarsi in modo insolente e non vorranno starsene tranquilli, ancora una volta, disse, io li taglierò in due, in modo che saranno costretti a camminare saltando su una gamba sola». Dopo aver detto questo, tagliò gli uomini in due, come quelli che tagliano le sorbe per farle essiccare, o come quelli che tagliano le uova con un crine. E per ciascuno di quelli che tagliava dava incarico ad Apollo di rivoltare la faccia e la metà del collo verso la parte del taglio, in modo che l'uomo, vedendo questo suo taglio, diventasse più mansueto, e gli dava anche ordine di risanare tutte le altre parti. E Apollo rivoltava la faccia e tirando da ogni parte la pelle su quello che oggi viene chiamato ventre, come si fa con le borse che si contraggono, la legava nel mezzo del ventre, facendo una specie di bocca, il che ora si chiama ombelico. E spianava le molte altre pieghe e modellava i petti, servendosi di uno strumento come quello che i calzolai usano per spianare sulle forme delle scarpe, le pieghe del cuoio. Ma ne lasciò qualcuna intorno al ventre medesimo e intorno all'ombelico, in modo che restasse un ricordo dell'antico castigo. Allora, dopo che l'originaria natura umana fu divisa in due, ciascuna metà, desiderando fortemente l'altra metà che era sua, tendeva a raggiungerla e gettandosi attorno le braccia e stringendosi forte l'un l'altra, desiderando fortemente di fondersi insieme, morivano di fame e di inattività perché ciascuna delle parti non voleva fare nulla separata dall'altra. E quando una metà moriva e l'altra rimaneva in vita, quella rimasta cercava un'altra metà e si intrecciava con questa, sia che si imbattesse nella metà di una donna per intero, quella che ora chiamiamo senz'altro donna, sia che si imbattesse nella metà di un uomo. E in questo modo morivano. Allora Zeus, preso da compassione, ricorse ad un altro espediente. Trasportò gli organi del sesso sul davanti, perché fino ad allora gli uomini avevano anche questi nella parte esterna e concepivano e generavano non già fra di loro, ma in terra, come fanno le cicale. Dunque, trasportò in tale modo questi organi sul davanti e fece sì che la generazione avesse luogo mediante l'uso reciproco di questi organi, per opera del maschio e della femmina. E lo fece per questo scopo, ossia affinché, se nell'amplesso si trovassero insieme un uomo e una donna, procreassero e riproducessero la stirpe. Se invece si incontrassero maschio con maschio, venisse loro sazietà di quell'unione e così cessassero e si rivolgessero al loro lavoro e si occupassero delle altre faccende della vita. Dunque, da così tanto tempo è connaturato negli uomini il reciproco amore degli uni per gli altri che ci riporta all'antica natura e cerca di fare di due uno e di risanare l'umana natura. Ciascuno di noi, pertanto, è come una contromarca di uomo, diviso com'è da uno in due, come le sogliole.
E così ciascuno cerca sempre l'altra contromarca che gli è propria. E tutti quegli uomini che sono nati dalla divisione di quel sesso comune, che allora si chiamava appunto androgeno, sono amanti di donne, e da questo sesso deriva la maggior parte degli adulteri. E così, da questo genere di sesso, derivano anche le donne amante degli uomini e le adultere. Invece, le donne che sono nate dalla divisione di una donna non badano troppo agli uomini, ma hanno propensione per le donne. Ed è da questo sesso che derivano le amiche delle cortigiane. Quelli che sono nati dalla divisione del maschio rincorrono i maschi e finché sono fanciulli, appunto perché sono parti del maschio, amano gli uomini e godono di giacere e stare abbracciati con gli uomini. E sono proprio questi i fanciulli e i giovinetti migliori, perché per natura sono più virili. In verità, alcuni sostengono che sono degli impudenti, ma mentono perché essi non fanno questo per impudenza, ma per arditezza, per fortezza e per virilità, in quanto hanno inclinazione verso ciò che è simile a loro. E una bella prova è questa: solo questi uomini, quando siano giunti a maturità, entrano nella vita politica. E quando siano diventati uomini si innamorano dei ragazzi e non si preoccupano delle nozze e della procreazione dei figli, per loro natura, ma sono costretti a far questo dalla legge. Ad essi basterebbe invece vivere insieme gli uni con gli altri, senza contrarre nozze. In breve, dunque, un uomo di questo tipo è quello che diventa amante dei ragazzi e amico degli innamorati, attaccandosi sempre a ciò che gli è congenere. E quando l'amante dei ragazzi o chiunque altro si incontri con la metà che è sua, allora, in modo mirabile, sono presi in amicizia, da familiarità e da amore. E non vogliono, per così dire, separarsi l'uno dall'altro, neppure per brevissimo tempo. E quelli che trascorrono insieme tutta la vita sono appunto costoro, i quali non saprebbero neppure dire ciò che vogliono ottenere l'uno dall'altro. Infatti, non sembrerebbe essere il piacere d'amore la causa che fa stare insieme gli amanti l'uno con l'altro, con così grande attaccamento. Ma è evidente che l'anima di ciascuno di essi desidera qualche altra cosa che non sa dire, eppure presagisce ciò che vuole e lo dice in forma di enigmi. E se ad essi, mentre giacciono insieme, si avvicinasse Efesto con i suoi attrezzi e domandasse loro: che cos'è, o uomini, che volete ottenere l'uno dall'altro? E se essi non sapessero rispondere e quegli domandasse ancora: forse è questo che volete, diventare la medesima cosa l'uno con l'altro, in modo che non vi dobbiate lasciare né giorno né notte? Se è questo che desiderate, io voglio fondervi e unirvi insieme nella medesima cosa, in modo che diventiate da due che siete uno solo, e finché vivrete, in quanto venite a essere in questo modo uno solo, viviate insieme la vita, e quando morirete, anche laggiù, nell'Ade, invece di due, siete ancora uno, uniti insieme anche nella morte. Guardate se è questo che desiderate, e se vi basta ottenere questo. Sappiamo bene che, sentendo queste cose, neppure uno direbbe di no, né direbbe di desiderare altro, ma direbbe di avere udito proprio quello che desiderava da tempo, ossia congiungendosi e fondendosi insieme con l'amato, da due, diventare uno. E la ragione di ciò sta nel fatto che questa era la nostra antica natura, e che noi eravamo tutti interi. Perciò, al desiderio e all'aspirazione dell'intero si riferisce il nome di Eros. Prima, come dicevo, eravamo uno, ora invece, per nostra colpa, siamo stati separati di dimora dal Dio, come gli Arcadi dagli Spartani. E c'è pericolo che, se non saremo rispettosi verso gli dèi, veniamo nuovamente divisi a metà, e che dobbiamo andare in giro
come le figure in bassorilievo scolpite sui cippi, segati in due lungo il naso, come dadi tagliati in due. Per tali ragioni, ognuno deve esortare ciascun altro ad essere devoto agli dèi affinché possiamo scampare da questo male e ottenere quei beni di cui Eros è signore e guida. È stata una lunga lettura. Mi dica, quali sono gli elementi che emergono da questo passo? Quindi diciamo innanzitutto la iubris, sì, che accomuna anche altre religioni come quelle monoteiste. Il peccato di superbia degli uomini contro gli dèi. Esattamente. Ok, per quale motivo proprio all'Apollo viene assegnato l'incarico di ricucire le fattezze degli uomini. Esatto, Apollo è il dio della forma. Ok. Le faccio una domanda un po' complicata. Vorrei sapere, secondo lei, in questo mito è contenuta già la dottrina dell'uno di Platone? Esattamente. Ok, mi spieghi meglio. Ok. Guardi, la chiave sta nel fatto che il discorso venga pronunciato proprio da Aristofane. Aristofane era un commediografo. Sicuramente agli occhi di Platone non aveva la rispettabilità di altri personaggi. E in effetti il mito che espone è un mito che sembrerebbe positivo, ma in realtà è assolutamente negativo. E in quale passaggio lo vediamo? Esatto. Efesto, sì, è proprio una citazione, infatti, dell'Odissea, dell'ottavo libro in particolare, dell'Odissea, nel quale Omero racconta che Efesto trovò Afrodite a giacere insieme ad Ares. E per vendetta costruì una trappola che legò i due amanti in maniera indissolubile praticamente, così stretti da non potersi più muovere. E poi li espose allo sguardo degli altri dei perché venissero derisi. Esattamente. Guardi, le leggo proprio la citazione. Dice: ora però non vorrebbero, penso, più neppure un minuto giacere insieme, per molto che s'amino. Sì, non vorranno dormire più insieme, ma li terrà la catena, la trappola. Quindi questa unione è in realtà qualcosa che non porta a produrre attività benefiche. Certo, se vista nel modo sbagliato, l'unione indissolubile di due corpi e di due anime è per Platone una limitazione dell'individuo. Qual è il vero compito dell'individuo, invece? Ok, quindi quello di ricercare il bene, che come abbiamo detto prima, corrisponde anche al bello e al vero. Il bello è lo splendore del vero.
Sì, poi sarà evidente anche nel Fedro. La bellezza dei corpi è solo un gradino della scala che può portare l'individuo alla scoperta del bello in sé, che è anche la verità. Esattamente. Bene, guardi, per me va bene così. 28. Va bene? Ok. Allora, lo verbalizziamo subito. Questo è il suo libretto. Adesso mi serve una sua firma qui sul registro. Firmi qui. Allora non mi resta che augurarle una buona giornata. Ok, ci vediamo a lezione allora, se seguirà anche il prossimo modulo. Va bene, arrivederla.